Viva Viareggio! Che là, che là, che viene dal mare, evviva, evviva il carnevale. Questo è Viareggio, dolce canzone che oltre. Benvenuti alla cittadella del carnevale. Caro Mazzi, andiamo. Ma dove? Apertura, alza bandiera, corso mascherato e fuochi pirotecnici. Ma che dici? Ma quello tra due mesi, il 27 gennaio. Ma perché siamo vestiti così? Ma perché cominciamo il nostro viaggio alla cittadella del carnevale e dovevamo adeguarci. Non sapevo io. Andiamo, andiamo, andiamo. Io sono io e voi non siete un puntini puntini. È una parola un po' proibita, quindi ci ho messo una K che è un rafforzativo invece della C. Però quest'anno un carro di satira politica. Un carro di satira politica che si sposa bene col Grillo, che poi diventa Marchese del Grillo e che poi ha anche tutte le caratteristiche che si sposano con la frase, perché Grillo è un po'. Ha un po' questa anima, no? Io sono io e voi non siete un K, cioè lui decide, lui c'è ma non c'è, e c'ha due cani da guardia che gli fanno da, come ogni signorotto, gli fanno da scorta, gli fanno da sicurezza, che sono gli onorevoli Di Maio e Di Battista. Quindi lui è sdraiato su una cornucopia, simbolo dell'abbondanza e anche di un certo potere economico, e ha questi due cani che escono dal computer. Per loro le prime in assoluto caricature al Carnevale di Viareggio. Sì, sì, e saranno proprio caricature, perché ho forzato proprio la mano sui particolari, la dentatura di Di Maio, il naso di Di Battista. Ho cercato in vecchiaia di divertirmi un po', Andreotti diceva che per contare qualcosa bisogna salire sui carri del Carnevale, quindi anche per loro inizia una carriera politica in ascesa nel Carnevale. Certo, cioè, sicuramente, sicuramente. Poi al di là del soggetto satirico e quindi anche critico, non è affatto un denigrare, no? Un disprezzare, anzi. Grillo come comico mi è sempre stato simpatico, forse farà qualcosa di buono anche in politica, non è detto. Non è che io sia un caro contro, no? È una valutazione del Movimento 5 Stelle, bisogna essere insieme. Siamo con Aurelio Martinelli, Una vita nel carnevale. Quest'anno a che anno siamo insieme a Luciano? Siamo al 21esimo anno, 10 mascherate in gruppo e 11esimo carro di seconda categoria. Aurelio, un'analisi sul carro di Luciano di quest'anno, da parte tua. Beh, mi sembra che venga un bel lavoro, siccome non voglio essere convinto delle cose, siccome rimasi male degli Bernati, e allora a giudizio al pubblico deve piacere, spero che piaccia, che venga un bel lavoro, che piaccia alla gente, importante è quello. Aurelio, come se fare te un invito a tutti i turisti viareggini per venire al Carnevale di Viareggio 2018? Allora invito tutti i turisti, tutti al Carnevale di Viareggio. Viareggio, 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 Viareggio! Daniele, cosa fai?
voglio partecipare a Burla Quiz. No, tu sì, non sì, puoi sì, partecipare. Sì, sì. No, tu non puoi partecipare perché sei dello staff, quindi niente, ma possono partecipare chi ci sta seguendo da casa, basta che si colleghi alla pagina Facebook Noi TV e Rete Versilia News e indovinare alle domande che appaiono collegate ad una foto, ad una foto. Che si vince? Che si vince? Che si vince? Si vince un cappellino in questo gioco, un cappellino con il marchio di Burla Marco. Allora partecipo. No, ti ho detto di no, tu no, gli altri sì. Che accende in cuor la fiamma che ravviva amor. Carneval sei tu, fior di gioventù, senti il miraggio di felicità che il cuor serberà. Evviva, evviva il da Jacopo Allegrucci, dopo tanti trionfi in seconda categoria, ci siamo. Siamo arrivati dove volevi arrivare. Sì, dopo 20 anni proprio precisi, perché dal 1998 che ho fatto la prima maschera isolata e quest'anno nel 2018 sono riuscito ad arrivare al primo carro grande, finché dopo 20 anni siamo riusciti ad arrivare dove volevamo. Una favola, quella di quest'anno, dove la protagonista è la notizia. Sì, in pratica il carro è il tema è proprio sulla stampa, sulla libertà di stampa che secondo me non esiste. In pratica in mano al potere, i poteri forti hanno in mano proprio la stampa stessa e l'informazione. E viene rappresentata la notizia da un pifferaio magico e i topi che rappresentano poi il popolo del mondo li vanno dietro, non sapendo se poi questa notizia è la verità oppure no. Jacopo, se puoi, anticiparci un po' lo spettacolo che farà da contorno, che ormai è diventato sempre più importante il contorno di un carro. Sì, allora in pratica questo carro avrà come diversità, diciamo, oltre al carro stesso ci sarà una pedana davanti di 6 metri oltre il carro e in pratica i topi dal carro arrivano fino a terra in cartapesta. E la diversità, diciamo, è che le maschere dovranno all'inizio della coreografia saranno sul retro del carro. E poi invece quando il pifferaio inizierà a suonare, allora vengono tutte davanti, passando da due tunnel che sono di fianco qui al carro e vengono attirate proprio dal suono del piffero e tutte le 150 maschere che poi saranno a terra vestite anche loro da topi verranno avanti dal suono del piffero, attirate da questo suono. Anche la musica sarà a tema? Sì, sì, ci sarà una musica a tema, ora stiamo studiando proprio la coreografia e proprio anche sotto il profilo musicale quello che mettere poi durante la coreografia stessa e poi durante anche tutto il corso. Adesso è il momento del nostro Burla Quiz. Daniele, cosa fai? Do un indizio. No, non li puoi dare gli indizi. Aiutavo. Ma no, è talmente facile. Bisogna indovinare anno, titolo, autore e premio di questo carro. E non posso partecipare. E non puoi partecipare. In palio una maglietta del carnevale. Vabbè, sto buono. Rispondete il più veloce. Più bella del sole con l'imeccio sul mono. Un gozzo da solo, coriandolo in volo, se un quadro d'artista, note di un violinista. Il cielo, dei tuoi occhi la voce, sconfinati pensieri, impavidi, nobili e fieri. Evviva, evviva il carne! Il gregge di Marzia Etna.
In questo improbabile gregge, la parte del lupo la fa il leader nordcoreano, che minaccia con le bombe nucleari i precari equilibri mondiali. Ma proteggere il gregge, rappresentato dai capi di Stato dei principali paesi occidentali, è il pastore Trump. Tra le pecore fa il suo debutto al carnevale il presidente francese Macron. Dia de los Muertos di Libero Maggini. La mascherata è liberamente tratta da un'antica tradizione popolare messicana che, tra paganesimo e religione, ben si riallaccia al nostro carnevale. Il giorno dei morti è una parata carnevalesca costituita da maschere e piccoli carri che vuole ricordare e nello stesso tempo esorcizzare i momenti più tristi della nostra esistenza con un tono ironico allegro tipicamente sudamericano. Evviva, evviva il carnevale. C'è una strana luce oggi in città, ma che magico effetto che fa. È finito il primo corso mascherato, le costruzioni allegoriche rientrano nel... No. Per niente, ma che è finito il corso mascherato? Ci sono ancora 2 mesi di tempo. Mi piaceva a me se c'era... Lo dirai più un po' tra 2 mesi. Vabbè. Perché finisce qui la prima puntata di Conto alla Rovescia. Noi ovviamente continuiamo a raccontarvi la cittadella la prossima settimana, sempre in attesa del carnevale che verrà. Quindi salutiamo. Certo, salutiamo e diamo l'appuntamento alla prossima puntata. Ciao, ciao a tutti. Viareggio, che la, che la.